Cos'è l'asma grave e come si tratta? Abbiamo approfondito l'argomento con il professor Francesco Blasi nel corso di una conferenza stampa di presentazione di una nuova terapia triplice con formulazione extrafine. Professor Blasi, quali sono le caratteristiche tipiche dell'asma? L'asma è una malattia infiammatoria cronica che colpisce il polmone e le vie aeree in particolare ed è caratterizzata sostanzialmente da una fasi accessionali di broncospasmo. Questo vuol dire che il paziente può stare bene nelle fasi intercritiche, ma durante la fase acuta ha delle broncospasmo, produzione di muco denso che tende ad occludere le vie aeree. E le forme di riacutizzazione possono essere da lievi a gravi, tali da portare a ospedalizzazione il paziente. Quindi è una malattia che è cronica ed è caratterizzata da queste fasi acute che possono mettere in pericolo la vita del paziente. Professore, molto brevemente, qual è il quadro epidemiologico e cosa si intende per asma grave? Il quadro epidemiologico dell'asma è in incremento. Abbiamo più pazienti oggi rispetto al 2010. Diciamo che le stime parlano di una prevalenza nella popolazione italiana di circa 5 milioni di persone, che equivale circa all'8% della popolazione italiana. L'asma si può manifestare in diverse forme di gravità, in particolare l'asma grave si definisce come un'asma non controllata al top della terapia, quindi è al controllo delle comorbidità e dell'aderenza del paziente. Quindi, per definire l'asma grave, dobbiamo essere sicuri che il paziente sia controllato per la terapia, sia aderente alla terapia, controllate le comorbidità. Se il paziente è ancora sintomatico, parliamo di asma grave. Professore, solo un dato, quanti sono in Italia i pazienti che sono affetti da asma grave? Il livello epidemiologico attuale è stima in circa 5 milioni di persone affette da asma bronchiale che equivale circa all'8% della popolazione italiana. Ecco, volevo concludere con lei con la novità terapeutica che è stata presentata oggi nel corso della conferenza stampa. Volevo chiederle soprattutto perché sono importanti, con riferimento appunto a questo nuovo trattamento, le piccole vie aeree dell'asma nel trattamento inalatorio. Le piccole vie aeree nell'asma sono, in generale nelle malattie croniche respiratorie, sono la cosiddetta zona silente. Perché? Perché prima che diano segni del proprio coinvolgimento dobbiamo avere una distruzione ampia delle piccole vie aeree, perché il letto bronchiale delle piccole vie aeree è molto ampio. Il problema dell'asma è che colpisce tutte le vie aeree. Quindi anche le piccole vie aeree e il danno spesso comincia proprio dalle piccole vie aeree. Quindi la gestione del trattamento con farmaci che hanno una composizione tale che inalati possono raggiungere le piccole vie aeree, quindi hanno la molecola che ha delle dimensioni inferiori ai 2 micron, questo è importante perché consente di arrivare nelle vie aeree profonde. Oggi abbiamo parlato di un nuovo farmaco che è composto da tre farmaci, e cioè da un cortisonico, da un broncodilatatore di tipo beta 2 stimolante e da un anticolinergico. L'associazione di questi tre farmaci consente il controllo ottimale del broncospasmo e nel contempo porta il farmaco principe dell'asma, cioè il cortisone, a livello delle piccole vie aeree, quindi con una distribuzione che va dalle alte vie aeree fino alle piccole vie aeree. Questo è importante perché consente un controllo della malattia ed è indicato dalle linee guida GINA come il primo farmaco da aggiungere nell'asma grave in modo da controllare al meglio la situazione, prima di dover passare ai farmaci biologici. Quindi questo è un farmaco che è un'arma in più che ci consente il controllo precoce dell'asma grave e probabilmente ci consente anche di identificare al meglio i pazienti che, non rispondendo a queste associazioni, possono andare incontro al trattamento con biologici.